In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen. Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen. Amen. Stiamo vedendo il piccolo dizionario di filosofia tomista. L'ultima volta abbiamo visto l'analogia. Adesso è la voce anima. L'anima è il principio primo, remoto, dell'attività degli enti viventi. Perché principio primo e remoto? È il principio che dà la vita, l'anima, principio vitale. Senza l'anima non c'è la vita. Quindi la definizione di anima è principio della vita. Quando si dice remoto, perché c'è un principio prossimo e un principio remoto. Il principio prossimo è quello che sta vicino all'attività. Allora, una facoltà, la vista, il principio prossimo della vista è l'occhio, e è una facoltà, capacità di agire. Il principio remoto è il principio che dà la vita. Principio è dove inizia, ciò che dà inizio alla vita. Anima. L'animale è ciò che vive. Vivere è muoversi su ciò che è movimento. Intrinseco. Perché intrinseco? Io sto spostando questa penna a un movimento estrinseco, sono io che la sposto, ma la penna non vive, non ha un principio di vita. Allora, perché ci sia vita, ci vuole un movimento intrinseco che consiste nel mangiare, crescere e riprodursi. Per esempio la pianta, l'albero. L'albero vive, non è come un sasso. Il sasso non ha principio di vita, è un minerale. La penna non ha principio di vita. Il sasso non mangia, l'albero sì, ha le radici, e le radici, affondando nella terra, c'è l'acqua, le sostanze, le prende, le metabolizza e poi cresce. Quindi mangia, quindi poi organizza ciò che ha mangiato e comincia a crescere da una piccola piantina diventando un albero, si riproduce non in maniera sessuale, sessuata, ma in maniera asessuata. Perché cadono dei semi per terra e da questi semi nascono altre pianticelle. Quindi affinché ci sia vita, ci vuole questo movimento intrinseco. Mancando un movimento intrinseco, se il movimento è solo estrinseco, ecco che l'automobile, la penna, tutto, il sasso, io li lancio, ma hanno un movimento estrinseco che viene da di fuori. Vive è ciò che muove se stesso, muovere se ipsum, questa è la vita. Muovere se ipsum in che maniera? Intrinsecamente mangio, cresco e mi riproduco. La pianta, l'animale, il cane, il gatto mangiano, crescono, si riproducono in maniera sessuata, l'uomo mangia, cresce, si riproduce. L'angelo non ha il corpo, però l'angelo ha un'attività del tutto spirituale, intellettiva e volitiva, conoscenza, intelligenza e volontà. Anche nell'angelo c'è vita, in Dio c'è vita perché Dio è una persona. C'è intelligenza e volontà anche in Dio. L'angelo è composto di essenza e di essere, è finito, Dio è infinito. Dio è causa di tutti gli enti creati. Dio quindi è un essere vivente, perché in Dio c'è intelligenza, è l'intelligenza stessa e la volontà stessa. Ora ecco che l'anima è il principio della vita,
un principio remoto e primo, per distinguerlo dal principio. Posso cancellare? Questo sarà quindi prossimo e secondo. Questa è una facoltà. Facoltà che dice capacità di agire. Allora, il principio remoto della vita è l'anima. Perché? L'anima è ciò che informa un corpo, come la materia riceve una forma, il mio corpo riceve un'anima. Quest'anima, informando il mio corpo in maniera prima, remota, gli dà l'essere vivo. L'anima quindi fa in modo che il corpo possa mangiare, crescere, riprodursi. Se non ci fosse quest'anima, non ci sarebbe vita. Ora noi vediamo che l'anima però non è principio prossimo di operazione, ma è solo principio primo, remoto, lontano di vita. Il principio prossimo di un'azione, di un'operazione, l'occhio, questo è il principio prossimo, una facoltà, capacità prossima di fare, di agire, di vedere. Questa è la differenza tra l'anima e la facoltà. L'anima è una sostanza, un coprincipio sostanziale che assieme al corpo nell'uomo forma un solo essere. L'uomo è una sostanza completa. Questa sostanza completa è fatta da due coprincipi sostanziali nell'uomo. L'uomo, ci abbiamo l'anima, che è come la forma, e il corpo, che è come la materia. Però anima e corpo nell'uomo non sono uniti accidentalmente, come io che vado a cavallo, sto seduto sul cavallo, io sono una sostanza completa e tra me e il cavallo c'è solo un'unione accidentale, io scendo dal cavallo, è finita questa unione tra me e il cavallo. L'anima informa il corpo, è la forma, forma da stesse, e la materia è informata, riceve l'anima e l'anima le dà l'essere. Quindi come questa lavagna ha una materia e una forma. La forma è questa di essere lavagna, essere di questo materiale qui, e la materia è questa materia qui, la quale riceve una forma. Per esempio, noi abbiamo la materia prima, abbiamo già visto questo, che è generica capacità di ricevere qualsiasi forma. La materia prima è indeterminata, non è ancora né oro, né ferro, né argento. La materia prima riceve una forma prima o sostanziale. La forma prima o sostanziale è quello che darà alla materia prima, che è ancora materia del tutto indeterminata, può essere qualsiasi cosa, di essere oro, o argento, o ferro, perché ricevi la forma di oro, di argento o di ferro. Io, il mio corpo, che forma sostanziale ho ricevuto? Anima umana, spirituale, razionale, immortale. Quella è la differenza tra l'uomo e l'animale. L'animale o la pianta hanno un'anima, ma un'anima vegetativa, la pianta, mangia, cresce, si riproduce, l'animale un'anima sensitiva. Oltre mangiare, crescere e riprodursi, anche i sensi esterni, vede, sente, gusta, odora,
e ha anche dei sensi interni, la memoria, l'immaginazione. Il cane si ricorda se io gli ho dato un pezzo di carne, un pezzo di pane o un calcio. E se lo rincontro, gli ho dato un calcio, il cane mi morde. Ha la memoria, perché ha un'anima bruta, non razionale, non spirituale. L'anima del cane è mortale. Quando io uccido un cane, che succede? Che si corrompe il corpo. Corrompendosi il corpo, la forma, che fa una sola cosa con questo corpo, al corrompersi del corpo, anche la forma scompare. Quando io da cane passo a liquame, ecco che cessa di esistere la forma di cane. Io non ho più un cane, ho soltanto del liquame. Sono passato da una sostanza ad un'altra. Nell'uomo invece l'anima è un'anima spirituale, è immortale, non si corrompe, perché è spirituale, non è estesa. Quindi, se muore il corpo, l'anima resta. Allora ecco che io, quando un uomo è morto, ho davanti a me la cenere del corpo, però ho ancora un'anima spirituale immortale, e quest'anima, formando col corpo un tutto, una sola cosa, il corpo aspira a riunirsi all'anima. Ecco che naturalmente il corpo vuole riunirsi all'anima. Ed ecco perché la resurrezione dei corpi è qualcosa che è del tutto conforme alla retta ragione e non contraddice la retta ragione, perché c'è una differenza enorme tra l'animale, la pianta e l'uomo. La pianta ha un'anima, ma puramente vegetativa. Il cane ha qualche cosa di più, ha anche i sensi esterni e interni. L'uomo ha ancora qualche cosa di più, l'intelligenza e la volontà, che sono due facoltà spirituali, le quali risiedono nell'anima. Si servono del cervello o del cuore, la volontà, come organi per conoscere e per amare. E io per conoscere, la mia anima, nella quale c'è un'intelligenza, capacità di conoscere, ecco che tramite il cervello io do l'ordine, adesso tu ti metti seduto, prendi un libro, leggi, lo capisci, ti concentri e io comincio a ragionare. E quindi è l'intelligenza che si serve del cervello, tant'è vero che se io do una botta in testa a uno e gli rovino il cervello, questo avrà ancora l'intelligenza, però non ha più la capacità di intelligere, di conoscere in alto, perché lo strumento di cui si serve, come se avessi questo pennarello totalmente scarico, io vado a scrivere alla bagna e questo non scrive. Io ho la capacità di scrivere, ho uno strumento, però questo strumento è inutilizzabile, è rovinato. E allora ecco che un cervello leso non è più capace di dare gli ordini agli occhi, ai nervi, a tutte le facoltà, alle capacità che ho per poter prendere un libro, studiarlo, pensarci, ricordarlo e capire qualche cosa. Allora già abbiamo visto perché l'anima si chiami principio, primo e remoto di vita. La vita è muovere se stesso, un movimento intrinseco, che non è estrinseco, quindi il pennarello non ha vita perché sono io che lo muovo dal di fuori, mentre la pianta si muove dal di dentro, mangia, cresce, si riproduce. Il cane lo stesso mangia, cresce, si riproduce, in più vede. L'uomo in più conosce intellettualmente. Sono tre tipi di anime diverse. Un'anima vegetativa, una un po' più alta, animale, bruta, e una intellettuale, razionale. Allora, ecco perché abbiamo detto che l'anima è principio primo, remoto, della vita. Naturalmente nel dare una definizione bisogna poi introdurre, lo vedremo meglio dopo, quando daremo le spiegazioni di tutti i termini, bisogna spiegare termine dopo termine. Per cui l'anima è principio primo e remoto della vita e dell'attività degli enti viventi. Un ente vivente è uno che muove se stesso. Questo ente vivente, siccome è vivo, tende all'azione,
Questo è l'essere. Poi agere. L'essere, abbiamo visto, è l'atto primo. L'agere è l'atto secondo. Quando in terminologia aristotelica e tomistica io dico essere in atto secondo, significa l'azione. L'azione che segue l'essere, agere, sequitur esse. Per agire prima devo essere. Se io non esisto, non posso agire. Se non ho un occhio, non posso vedere. Se non vivo, non posso conoscere intellettualmente. Allora ecco che l'ente vivente ha come principio primo e remoto dell'attività l'anima. L'anima è quella che informa il corpo, che dà la vita al corpo, e quindi il corpo, essendo vivo, poi può passare all'azione. L'azione sarà quella di vedere, quella di ascoltare, quella di odorare, se è uomo anche quella di conoscere intellettualmente. Quindi la facoltà è qualcosa che si aggiunge all'anima. L'anima è una sostanza, la facoltà è un accidente. Accidente non è qualcosa da disprezzare, perché l'anima senza la facoltà, senza l'accidente, non può conoscere. L'anima fa da sostrato, sta sotto, substat, sostanza. L'accidente accede, va sopra, si aggancia alla sostanza. Per poter agire in atto ho bisogno di una facoltà che è capacità prossima, immediata, diretta, di agire, di vedere, di sentire, di conoscere intellettualmente. Poi bisognerà prendere un altro pennarello che sta per finire. Allora, il primo principio remoto dell'attività degli esseri viventi è l'anima, è la loro forma sostanziale unica. Una sola sostanza ha una sola forma sostanziale. E questa è una grande scoperta che ha fatto San Tommaso, una scoperta filosofica per arrivare alla quale ci sono voluti 12 secoli a partire da Gesù Cristo. Prima non era così, prima di San Tommaso, non era così evidente che una sola sostanza avesse una sola forma sostanziale. Tant'è vero, vedete, ho una sostanza. Questo proprio sta per finire. Ho una sostanza, per esempio, legno. Questa sostanza è composta di una materia e di una forma. Che forma ha la forma di legno? A noi adesso sembra evidente che la sostanza legno, essendo una sostanza, è legno, non è ferro, ha solo la forma sostanziale di legno. Mentre prima di San Tommaso si riteneva comunemente nelle scuole filosofiche che ci fossero più forme sostanziali in una stessa sostanza, una sostanza potesse avere più forme sostanziali. Questo lo spiegheremo bene dopo. Quando San Tommaso insegnò l'unicità della forma sostanziale in una sola sostanza, qualcuno lo accusò di averroismo, di panteismo. Allora, se c'è una sola forma sostanziale, significa che tutto è una sola cosa, che tutto potrebbe fare una sola cosa con Dio. E il vescovo di Parigi, Etienne Tempier, condannò San Tommaso, mise 27, mi sembra, proposizioni di San Tommaso all'indice, non potevano essere insegnate. La questione poi fu avvocata a Roma, e Roma, studiando la questione, disse: no, questo qui che dice Tommaso non è incompatibile con la fede. Però poi ci ritorneremo dopo. Adesso introduco semplicemente questo. Allora, una sola sostanza ha una sola forma sostanziale, altrimenti nello stesso tempo sarebbe una sostanza legno e un'altra diversa dal legno. Allora, se avesse due forme sostanziali, legno e ferro, io ho una sola sostanza
che nello stesso tempo è legno e ferro. Come fa una sola cosa nello stesso tempo e sotto lo stesso rapporto a negare il principio di non contraddizione? Però quando San Tommaso diceva questo, da qualcheduno era reputato un novatore, un razionalista, un eretico. Tant'è vero che il vescovo di Parigi, che era un francescano, lo mise all'indice e condannò certe sue proposizioni. Per un periodo di tempo non poté più insegnare alla Sorbona, perché queste tesi allora sembravano rivoluzionarie. La vita consiste in un moto immanente, vita est ex se motum avere, muovere se ipsum, o avere il movimento da sé, non essere mosso da un altro. Muovere se ipsum, abbiamo detto, o ex se motum avere. Io mi muovo da me stesso, questa penna non si muove da se stessa, mentre la pianta cresce da se stessa, mangia da se stessa, si riproduce, cascano i semi. Ecco la differenza quindi tra la vita e l'ente non vivente. Quest'ente non vivente si muove qui, rimane qui, se si muove perché qualcuno l'ha mosso da fuori, ma questo non significa che sia vivo. Allora ecco che vita è in moto immanente, sta dentro, muovere se ipsum. Questo moto immanente perfeziona la gente essenzialmente. La pianta che ha vita, siccome ha vita, ha una perfezione intrinseca. È la pianta che in sé mangia, cresce e si riproduce. Non coglie il paziente, solo accidentalmente produce un operato e lo produce solamente per la perfezione della gente. Allora ecco che la vita, la pianta che ha la vita, è perfezionata da questa vita, muove se stessa, mangia, cresce e si riproduce. L'anima si dice prima e remota di ogni operazione, perché abbiamo già visto la radice prossima dell'operazione, dell'azione, è la facoltà. La facoltà è un accidente o potenza attiva, capacità di fare qualche cosa. La potenza passiva è capacità di ricevere qualche cosa. Il legno di per sé è capacità di ricevere la forma di sedia o di statua. Non è capacità attiva. Capacità attiva è il mio occhio che ha capacità di vedere, il mio orecchio che ha capacità di sentire. Ora vedete già la differenza che passa tra potenza attiva e potenza passiva. Il bicchiere ha la potenza passiva di ricevere l'acqua. Il barman ha la capacità attiva di versare l'acqua nel bicchiere. Sono due potenze diverse. Quindi quando si impiega un termine, potenza, capacità, bisogna specificare. Ma che capacità, che potenza è? È una potenza o capacità attiva oppure una potenza e capacità passiva, capacità di dare o capacità di ricevere? Vedete che c'è una differenza enorme tra l'una e l'altra. Allora ecco che l'anima è radice remota, perché dà la vita, e se non vivo non posso agire. La radice o il principio prossimo o la facoltà prossima di agire è la facoltà o la potenza. Può essere una facoltà organica, la vista, l'occhio è organico e materiale, o una facoltà spirituale, l'intelligenza. L'intelligenza è una facoltà spirituale che è soggettata nell'anima, si trova nell'anima. Si serve di un organo, vedete l'unione molto stretta che c'è tra anima e corpo, per cui una persona che ha ricevuto un colpo in testa che gli ha reso il cervello non potrà più ragionare. Non perché io abbia distrutto l'anima, che è spirituale e non può essere distrutta da un colpo in testa, ma perché io ho buttato il pennarello e quindi se faccio così con la mano non scrivo nulla sulla lavagna. Questa è la differenza. A
Altrimenti, vedete, se non ci fosse questa differenza tra facoltà e principio remoto, l'animale, anche l'uomo, dovrebbe agire sempre in atto. Io non è che veda sempre in atto, che conosca sempre in atto. Io passo dalla potenza all'atto, quando chiudo gli occhi non vedo. Se li apro, allora vedo. Non è che sto sempre a ragionare in atto. Certe volte mi distraggo, certe volte dormo, e quando dormo non ragiono. Allora ecco che la radice prossima è l'accidente, facoltà o potenza attiva. Altrimenti l'animale dovrebbe agire sempre in atto. Se fosse sempre in atto questa facoltà, se non fosse capacità di agire, ma azione, se fosse una sostanza attiva, la sostanza è sempre in atto. E quindi la mia facoltà sarebbe sempre in atto di agire. Solo Dio è sempre in atto di agire, perché lui non c'è differenza reale tra sostanza e accidente. Nell'angelo, nell'uomo, c'è una differenza tra sostanza e accidente. Allora io ho l'accidente, intelligenza, che non è sempre in atto, perché è capacità di agire, non è azione in atto. Allora ecco la differenza già tra principio remoto di azione, anima, capacità di agire, è il primo, è quello che dà la vita, e capacità prossima di agire, la quale essendo capacità non è azione sempre in atto, è l'esperienza che lo dice. Altrimenti io dovrei sempre parlare in atto, vabbè di voi, dovrei sempre vedere in atto, sempre ragionare in atto, e questo non avviene, è l'esperienza che lo computa. Dal poter vedere alla visione attuale, dal poter dormire al sonno, capacità di passaggio dalla potenza all'atto. Quindi c'è una potenza attiva, capacità di passare dalla potenza all'atto, io posso vedere, ma per vedere in atto io devo passare all'atto, dal poter dormire al sonno, o dal sonno alla veglia. L'uomo non vede sempre in atto, non mangia sempre in atto, non dorme sempre in atto. Allora ecco, l'anima è ciò per cui in primo luogo viviamo, conosciamo con i sensi, ci muoviamo nel luogo e conosciamo intellettualmente. Questa è una definizione completa. L'anima ancora, ciò per cui, id quo, primo, vivimus, cognoscimus, almeno con i sensi, con la vista, il gatto, vede, l'uomo in più anche con l'intelligenza. Muovendo, disposto da qui a lì, è il passaggio dal luogo all'altro. Et intelligimus, differenza tra il cognoscimus, una conoscenza sensibile, e una conoscenza intellettuale, ente vivo è intelligente. Gli animali non sono intelligenti, gli animali conoscono, vedono, ricordano, hanno solo una conoscenza sensibile, non hanno l'anima intellettuale. L'anima intellettuale ce l'ha l'uomo. Quindi l'anima è ciò per cui in primo luogo noi viviamo, mangiamo, cresciamo, poi conosciamo, vediamo, ci muoviamo, mi sposto da un luogo all'altro, se non avessi l'anima, un cadavere non si sposta, e in più, se ho un'anima spirituale, ho anche l'intelligenza. Allora voi vedete che noi abbiamo tre tipi di anima, l'anima delle piante, che è vegetativa, l'anima degli animali brutti, è puramente sensibile, e l'anima umana, che è anche spirituale e razionale. Questa è l'unica che è immortale, appunto perché essendo spirituale non è composta, non è estesa, quindi non si corrompe. Essendo spirituale non la vedo, quella è la prova che l'anima è immortale.
proprio perché non la vedo, non la tocco. Se io la toccassi, la vedessi, l'anima sarebbe estesa. Se fosse estesa, sarebbe soggetta a corruzione e quindi a morte. Quindi, ecco, mangiare, non abbiamo visto, crescere, sono questi i tre atti. Atus primus, corporis, fisici, organici, è l'atto primo, remoto, lontano, di un ente fisico. L'azione vitale è immanente al soggetto, sta dentro, non è come la penna che ha qualcuno che la sposta da di fuori. Allora è triplice, mangia, è immanente, per la quale un vivente converte un'altra sostanza nella propria. La pianta che succhia la linfa, l'acqua, e la converte in se stesso. Prende la terra e la trasforma in sé, e quindi cresce, mangia, organizza la nutrizione, quello che ha mangiato, e quindi acquista la quantità che gli è dovuta. Si riproduce prolungando l'individuo nella specie. Ora vedete che la riproduzione è qualcosa che appartiene all'individuo, il quale si allunga, si prolunga nella specie. Una pianta che produce altre piante perpetua se stessa nella specie. Un uomo che si riproduce perpetua se stesso nella specie. Per cui la vita, la riproduzione, è qualcosa che appartiene all'individuo, non è qualcosa che è estrinseca all'individuo, perché riproducendomi io permango nella mia specie, faccio in modo che la mia specie umana permanga nell'essere. Se io togliessi la riproduzione, ecco che l'individuo cesserebbe poi, col tempo non sarebbero più individui. L'anima, abbiamo visto, è solo tre. Quanto tempo abbiamo impiegato? Posso andare avanti ancora un po'? Ci dovevo dire. Quasi un'ora? No, quasi 40 minuti abbiamo impiegato adesso. Abbiamo visto l'azione vegetativa, animale e intellettuale. Quella vegetativa è propria delle piante, si nutrono, crescono, si riproducono e continuano se stesse nella specie. Io ho ancora la quercia perché cadono i semi delle querce e fanno nascere altre querce. Sensitiva. È quella degli animali, i quali mangiano, crescono, si riproducono sessualmente e hanno la conoscenza sensibile, la vista, i cinque sensi esterni e anche i sensi interni, l'immaginazione, la memoria. Questi sensi interni, poi lo vedremo meglio dopo, sono soggettati, la vista è soggettata nell'occhio, l'udito nel timpano, nell'orecchio, l'immaginazione è soggettata nel cervello, il gatto ha un cervello, se io do una botta in testa a un gatto, non lo uccido ma gli levo il cervello, questo gatto non è più capace di ricordare e poi il cervello anche se non può più, non è più collegato con la vista, questo gatto probabilmente diventerà anche cieco. Ecco l'unione che c'è tra la forma e la materia, l'anima e il corpo. Qualche cosa di molto forte, per cui se io colpisco il corpo, l'uomo non è solo anima, non è solo spirito, sarebbe un fantasma, un angelo. L'uomo è un'anima che informa un corpo. La parte più nobile è l'anima, è la forma, forma da tesse, ma quest'anima ha bisogno di una materia per essere ricevuta. Se non c'è la materia che riceve l'anima, la forma, io non sono uomo. Per cui se io ledo il corpo, ecco che impedisco all'anima di agire, non solo di vedere in maniera fisica, ma anche spiritualmente. Perché nihil intellecto quod prius non fuit in senso. Niente si trova nell'intelletto che prima non sia passato attraverso i sensi. Quindi si passa dalla conoscenza sensibile a quella intellettuale. Per produrre una conoscenza sensibile o intellettuale, la mia anima, che
che ha una facoltà conoscitiva, intelligenza, devi avere degli organi sensibili ai quali do degli ordini, tu mettiti a studiare fisica o matematica o metafisica, e allora l'uomo studia l'uno o l'altro. Ma senza l'anima, l'intelligenza, che tramite la volontà dà l'ordine al cervello, il cervello lo passa poi a tutti gli organi, le facoltà locomotrici, mi alzo in piedi, chiudo il libro, mi siedo, comincio a studiare, ecco che io non riesco più ad agire. Per cui c'è un'unione molto forte tra l'anima, le facoltà e il corpo. Allora, c'è poi l'anima razionale che è sola degli uomini. Anche questi mangiano, crescono e si riproducono. Però in più hanno l'intelligenza e la volontà. Ci sono facoltà spirituali, le quali sono soggettate, hanno la loro sede nell'anima e si servono di un organo che normalmente è il cervello, il quale poi dirige tutti gli altri sensi. Qui si fa una distinzione. L'uomo, allora abbiamo visto che l'uomo ha sia la vita del corpo che quella dell'anima, intellettuale e fisica. Allora l'uomo formalmente ha l'anima razionale, il formale, l'essenziale dell'uomo è di essere razionale, però virtualmente, potenzialmente, quest'anima razionale ha bisogno di un corpo. Quindi ecco che l'uomo formalmente ha l'anima razionale, virtualmente quest'anima razionale ha la capacità di agire come gli animali, sensibilmente. Quindi la mia anima razionale è lei che dà gli ordini affinché io possa aprire gli occhi, tramite il cervello vedere l'intelligenza e la volontà danno gli ordini all'occhio, apriti, chiuditi, guarda lì, guarda là. Per cui se formalmente la mia anima è razionale, virtualmente, avendo un corpo, l'anima è sensitiva, ha la capacità di agire come un animale, vedo, sento e anche vegetativamente, io come una pianta mangio, cresco, mi riproduco. Vuol dire l'uomo ha solo l'anima razionale, formalmente, ma quest'anima razionale svolge anche le attività inferiori, vegetative e sensitive. Non ha più anime, tre anime. Questo sarebbe dire che l'uomo ha tre forme sostanziali nella stessa sostanza. E vedete come quello che diceva San Tommaso, no, una sostanza ha una sola forma sostanziale. Non può avere tre forme sostanziali diverse, altrimenti l'uomo sarebbe nello stesso tempo pianta, bruto e uomo. Questo è impossibile per il principio di non contraddizione. Io invece formalmente, essenzialmente, sono un uomo, animale razionale, ma ho anche la capacità che hanno le piante di mangiare e di crescere, ho anche le capacità del bruto, mangiare e crescere, muovermi, vedere, perché ho anche un corpo. Questo corpo è formato da un'anima razionale. L'anima razionale è l'essenza di me uomo, però quest'anima razionale si serve anche del corpo e quindi esplicita anche delle funzioni fisiche, corporali, remotamente, servendosi come facoltà prossime della vista, dell'udito, della facoltà di mangiare e quindi di assimilare il cibo e di crescere. Forse ci vogliamo fermare qui, la prossima volta vediamo che l'anima umana è forma per sé sussistente, anche se muore il corpo, l'anima razionale esiste per se stessa e non in ragione del corpo, quindi dà
la prova dell'immortalità dell'anima. Lo rimaniamo, pagina 15, a metà. L'anima umana è forma per sé sussistente. Ci sono le forme non per sé sussistenti, l'anima del principio vivente della pianta e al gatto. Quindi il gatto non è immortale, la pianta non è immortale. Una volta che io corrompo... Una volta che io brucio un albero, diventa cenere, questa cenere non è più una pianta. Allora, la forma di pianta ha cessato di esistere, avendo cessato di esistere la pianta. Mentre se io brucio un uomo, il corpo dell'uomo cessa di esistere, ma l'anima dell'uomo no, perché è una forma per sé sussistente. Cessa il corpo, l'anima è spirituale, quindi è immortale. Questo corpo poi vuole riunirsi a quest'anima. Questa è la differenza tra l'anima umana e l'anima razionale. Bisogna fare attenzione quando si dice questo, che anche le piante e gli animali hanno un'anima, perché la gente potrebbe fraintendere. Come questo sta dicendo, che anche le piante hanno diritto al paradiso, alla visione beatifica, sono spirituali, sono immortali, no, però sono viventi, nessuno può negare che una pianta sia vivente. I francescani dicono questo. I francescani dicono no, non è che gli animali vanno in paradiso e vedono Dio faccia a faccia, ma che su questa terra rinnovata dal fuoco dopo la fine del mondo ci saranno anche le piante e gli animali. Per la scuola domenicana, poi qualcuno li interpreta male, gli fa dire che gli animali non c'erano, questo francescani lo dicono perché non hanno diritto alla visione beatifica, solo un'anima razionale può godere della visione beatifica se elevata all'ordine soprannaturale. Quindi c'è un ordine naturale che deve essere elevato a un ordine soprannaturale. Allora qui ci fermiamo, se ci sono domande da fare su queste questioni qui che sono molto attuali. Sì?